Venerdì 31 maggio 2024. Buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa. Oggi è l'ultimo giorno di maggio ed è la grande serata della compagnia della Live. Una stagione in una serata, questa sera a partire dalle 21:15 in diretta su YouTube, Twitch e Facebook. Per stare insieme, per parlare del Milan, per parlare del Milan che è stato, per parlare del Milan che verrà, per vedere le nostre pagelle e confrontarle con quelle che avreste dato voi ai giocatori. Tutto questo stasera con tanti amici, tanti ospiti, a partire dalle 21:15 per passare una bella serata insieme. E poi oggi è venerdì e quindi l'appuntamento con Friday Me Live e Vincenzo Campitelli a partire dalle ore 13. Detto tutto, no, manca il numero di telefono 366-111-2964, è il numero di telefono per i vostri vocali WhatsApp che potrete mandare anche questa sera nel corso della diretta e noi li ascolteremo. Bene, detto tutto, partiamo con la giornata di oggi barra di ieri. Ci sono due cose che voglio mostrarvi prima di fare un giro sulle prime pagine dei quotidiani. Andiamo un attimo a Napoli. Andiamo un attimo a Napoli perché vedete il Mattino di Napoli titola "È fatta, arriva Conte, presentazione al San Carlo". Dunque, io che avrei voluto Antonio Conte al Milan posso dire beati loro, poi dopo sarà quel che sarà da un punto di vista dei risultati ovviamente. Poi vi faccio vedere perché Real Madrid vincere Champions ed è una delle squadre più forti al mondo, perché in volo si va vestiti così, vedete? L'eleganza non deve mai mancare, dunque ecco perché il Real vince le coppe, perché sono ben vestiti, non hanno gonnelline, ciabatte o tuta da ginnastica. Te capì? Gazzetta dello Sport, intervista a Gasperini. La mia dea sempre più forte. In sede il tecnico campione d'Europa, l'Atalanta, lo scudetto, Scamacca, vi dico tutto. Troverete l'intervista all'interno del quotidiano. Poi Lautaro di MDC, parti distanti per ora, l'ultima proposta del club 10 milioni compresi bonus, il Bomber ne chiede 12, presto un nuovo vertice. Ieri c'è stata una cosiddetta fumata nera rispetto alle posizioni della nuova proprietà dell'Inter e delle richieste della gente e di Lautaro. Poi notizie dalla nazionale: oggi parte il raduno dell'Italia, la prima fase, martedì amichevole con la Turchia, naturalmente poi ampio post partita per commentarla la partita, e c'è subito un infortunio. Acerbi non ci sarà, Italia ostacoli, Spalletti già ripari, Acerbi deve operarsi, Gatti è in preallarme. Questo per quel che riguarda la nazionale. Poi la Juve, rilancio per Rabiot, offerto un triennale, spunta anche Douglas Luiz, centrocampista della Aston Villa. Ricorderete, ai tempi di Maldini c'era la voglia di portarlo al Milan un paio di stagioni fa. Corriere dello Sport: ma quale clausola? Conte al Napoli, non c'è nessuna via d'uscita anticipata, accordo triennale a 6 milioni più bonus, possibile presentazione martedì al San Carlo. De Laurentiis si incontra Pozzo a Formentera per Lucca e Wallace. Kvaratskhelia no a 110 milioni del Paris Saint-Germain. La tesi di Motta, da Coverciano alle 28 pagine di Thiago, il nuovo allenatore della Juventus, e poi il solito tris di notizie. Il Bayern all'assalto, 80 milioni per Theo, ormai sappiamo che sarà lui ad andar via. La Roma con la ricerca di un centravanti, si parla di Jonathan David, e poi per il Cagliari spunta Lucescu Junior per quel che riguarda la panchina. Acerbi si opera, niente europei. Lunedì intervento per la pubalgia, Spalletti chiama Gatti, il difensore si ferma, tornerà all'inizio del ritiro da Inzaghi e quindi non ci sarà ai prossimi campionati europei. E andiamo agli approfondimenti. Partiamo dal Milan perché oggi c'è un articolo sulla Gazzetta dello Sport che è colpa tua. Adesso te lo faccio vedere. Questa roba qui è colpa tua, che cerchi di giustificare tutto. Gli azzardi del diavolo. Da Sacchi a Capello, il Milan in panchina scommette e vince. Ora tocca a Fonseca. Quante volte ve l'ho detto in questi giorni, finitela con questa storia che il Milan gli allenatori se li fa in casa. Basta, allora compratemi anche i campioni. Se mi comprate i campioni e non i giocatori da Moneyball, io vi accetto anche questi discorsi qui. Lo scetticismo verso il portoghese ricorda gli esordi di tanti ex che poi però hanno avuto successo. Oh,
Speriamo, che cosa devo dirvi? Speriamo, ma intanto vorrei anche i giocatori buoni, molto buoni, anzi, come le rose allestite all'epoca per questi signori, perché sennò non vale. Con lui segnano tutti i compagni, il nuovo Milan vota per Zirkzee, ne abbiamo parlato ieri sera, il moltiplicatore del gol. Joshua non è un bomber, ma migliora chi gli gioca vicino. È l'uomo giusto? Tra un mese si attiva la clausola. Oggi Milan impegnato nell'ultima partita stagionale alle 13 sulla app del Milan, ma a voi non interessa perché alle 13 sarete con me e con Vincenzo per Friday in Live. Nel frattempo l'Italia all'Europeo Under 17 va in semifinale, batte l'Inghilterra ai calci di rigore e giocherà alle 17 domenica contro la Danimarca. E dunque complimenti, Camarda segna anche un calcio di rigore, e dunque complimenti agli azzurrinini, questi sono proprio piccini. A proposito di attaccanti, l'Inter, Lautaro, cosa fai? Nuovo vertice e niente accordo. Ora l'Inter chiede al Toro una mossa, la gente vuole 12 milioni per l'argentino, il club non supera i 10, presto un nuovo incontro. Dunque la situazione è abbastanza delicata per quel che riguarda l'Inter e Lautaro Martinez. Nel frattempo si sprecano gli articoli sulla proprietà, Octree è al lavoro, il dossier stadio è sempre più nel vivo, i manager del fondo in sede, nuove riunioni con le autorità dopo l'assemblea dei soci. Si muove sul mercato anche la Juventus, sia per quel che riguarda una possibile conferma, quella di Rabiot, 2 anni a 7 milioni e mezzo più opzione per il 2027, e poi spunta il nome di Douglas Luiz. Juve Aston Villa, grandi scambi, spunta Douglas Luiz per McKennie o per Sulé. Blitz di Monchi per trattare con i bianconeri costa 40 milioni. Chi invece non se ne andrà, stando perlomeno insomma le notizie di queste ore, è Kvaratskhelia. Kvaratskhelia dunque rimarrà nel Napoli di Antonio Conte. Lunedì la firma per De Laurentiis su un altro colpo top. Conte blinda Kvara. L'intesa è ormai totale, triennale da 6 milioni con diversi ricchi bonus, e già pensa alla squadra. Il georgiano è incedibile. C'è un'altra panchina che si è liberata, che è quella del Bologna, che ha generato in un certo senso un domino per quel che riguarda gli allenatori, perché Vincenzo Italiano sembra destinato ad andare proprio al Bologna, che accelera, vedete, per il tecnico viola, ha proposto un biennale. L'allenatore piace ai rossoblù per aver saputo guidare la squadra in 3 competizioni, e per la primavera spunta l'ipotesi di Leo e De Leo. E poi c'è dall'altra parte la Fiorentina che punta a Palladino in pole. La pista Aquilani resta sempre sullo sfondo, il club avrebbe sondato pure Cannavaro, ma tutto lascia pensare che la scelta sia fatta, e dunque sarà forse questo il valzer delle panchine. Dove non ci sarà valzer e panchine, ma a quanto pare i giocatori, visto che c'è già il primo infortunato, è la nazionale di Luciano Spalletti, che si ritrova oggi a Coverciano per iniziare il lavoro di preparazione ai campionati europei che iniziano tra 2 settimane. Non ci sarà Acerbi, che dunque in attesa dei tagli verrà pre-sostituito, diciamo, da Gatti. Qui c'è la lista di tutti quanti quelli che parteciperanno insomma a questa prima fase. Vi ricordo anche, tra qualche giorno cominceremo ad analizzare i gironi, ve li presenterò tutti, vedremo un po' anche i nostri avversari, la stessa cosa che fa la Gazzetta dello Sport quest'oggi con questo articolo di presentazione di Spagna, Albania e di Croazia, che saranno per l'appunto non in questo ordine le nostre avversarie ai campionati europei. Un po' meno Charmant, ma anche qui molto importante la partita di ieri sera, quella tra la Cremonese e il Venezia, la finale di andata dei playoff di Serie B. Finisce 0-0 per il Venezia, però è come un gol, poche emozioni e molto equilibrio. Ora la Cremonese è in svantaggio, infatti il Venezia, essendosi piazzato meglio nel corso della stagione regolare, ha la possibilità di arrivare in Serie A con 2 risultati su 3, anche con un pareggio oltre che con una vittoria naturalmente. Bene, siamo giunti alla fine di questa rassegna stampa, la rassegna stampa di venerdì
31 maggio, venerdì 31 maggio, questa sera alle 21.15, una stagione in una serata, la serata finale di fine stagione della Compagnia della Live, per parlare di tutto quello che è accaduto e anche di quello che potrà accadere. Naturalmente poi la Compagnia della Live non si ferma, perché andremo avanti per seguire tutti i lunedì i campionati europei. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alle 13 con Friday Meal Live, questa sera alle 21.15. Buona giornata a tutti.